che deve venire di qua. Mimmo non sa che deve girare qua, va dritto. Ah, ok, ne sa. No, sto scherzando. No, perché io stavo cercando di passare a Mimmo, però dopo a Luca, dopo ti ho sentito troppo addosso e ci taccio fa passare. Comunque si è pigliata una battata perché si è alzata la moto, si è messa di dove sta distrutto, quando ha pucciato andare a pigliare la prete distrutto. Ma perché? Ma tu sai perché stai camminando? Perché come sta la forcella, come tieni schiacciato tu, ecco, il mono, perché tu tieni un mono molto schiacciato. Ma se non sentivo niente, andavo senza di tu. Ma se tu andassi in un sag regolare, lo facevo con cacchio che devi fare. Secondo me. Come cammina. No, però a me piace come sta accesa. Sì, è quello che sta studiando. È piace. Bello che hai fatto quella della patata nella, fuori al coso, la c'è pigliata perché si fa attaccato a dietro. Dopo c'è la prima. Quando ci passava lì a lungo? No, nell'altra parte. Secondo me se ci stesse il canale. Se mi stavo certo storto e poi qualcuno che tenesse nel canale. Se ci stesse qualcuno che tenesse un tempo con un montaggio. Con lui nell'orecchio, non sento niente. Abbassalo un po' l'auricolare. Se tenessimo con Crune che tenessimo i tempi e fanno un montaggio con tutti questi pezzi, sai che pare altro. Tutto l'essere di mano a te. Senti, che volevo dire? Vogliamo farci il giro qua classico, poi c'è il Castelmurrone, il problema. No, perché il problema Castelmurrone? Perché vogliamo stare lì per farci la strada. Ah! C'è una foglia sotto la mascherina, annazza. È chiuso, è recintato. Ah, cazzo. Tu che hai fatto, Luca? Di qua, perché avete fatto? Di qua siete scesi. Direttamente farei il discesone, no? Qua. Il discesone proprio avete fatto. Sai che farei? Io farei il giro quello là di là. Quella piccola pietraia che a te piace molto. Sì. E poi scenderei al bar. E dal bar proseguirei per il fiume in secca. Però ci perdi mai risalito al bar, che è uno spettacolo. A ritorno. Cioè, facciamo un ritorno. Ma perché che era da fare danni? Alla fine è bello. Ma quando ho sciato con la moto in mano? Dove? No, quella là che quella risalita che io sbagliavo sempre, che rimango sempre a rete. Molto. Quella là molto ripida. Ti la variata, ti devi rilassare, se non ti diverti. Lo so, ma cioè sono andato molto tranquillo perché non tu fai il ritmo tuo, però se cerca di sciogliere. Tutto si fa a sinistra e a destra, penso, ma non si giuro sterzo, se fa. Ma non si giuro sterzo, te lo occupo. No, nel senso che corriamo, mi giuro sterzo. Giovamenti? Come la prima. Giovamenti questo modo, hai trovato qualcosa di meglio, peggio? Sì, sicuramente. No, ma qualcosa che ti può piacere. Non è tanto la motocetto, qualcosa che ti piace che la tua moto non fa. Sì, guarda, come sono salito mi ha dato l'idea di un giocattolino da combattimento. Cioè, nel senso, è una moto da combattimento però in piccolo. Perché lo sterzo è molto molto sicuro, è molto stabile. Cioè, ti dà l'idea che potresti portarlo con una mano. Avangusta. A me è molto ballerino, forse. Il fatto che l'abbiamo alzata l'ha alleggerito all'inverosimile, non lo so. No. E poi è molto controllabile, quello che sento sempre quando salgo su moto più leggero, cioè che come se ne va, io la posso subito reindirizzare. Cioè diciamo che il peso in meno lo senti e l'avancorsa in più la senti. E se hai sentito, dici, mi, due cose che era sentito questa motocicletta.
Questa è la caratteristica di questa moto, diciamo così. Vabbè, giriamo, ora ci scendiamo per l'altra parte. Ma fa la pietra che piace a me. Hai tagliato, eh? Hai tagliato! Non l'avevo visto che avessi saliti di qua! Io tagliavo sempre, però mai c'è fatto perché la dovevo fare, tenevo un vecchio conto in sospeso. E ti imbra CRF rimaneva sempre là, lo sta giambavo, avviamento a pedale! Ma mi ha detto che non si riesce a prendere! Comunque ti guarda, è confermato, cioè io posso correre solo dopo dove sono stato a memoria. Mimmo, ma questa è una cosa che chi viene dalla pista purtroppo un po' ce l'ha, perché noi sappiamo, io pure, io sul nuovo ho paura perché non so quello che mi che trovo. Ma ci mancherebbe. Chi viene dalla pista purtroppo è così. Giampaolo riesce ad andare anche, però io lo vedo anche con una reattività diversa dalla mia, cioè se lui trova l'ostacolo lo affronta bene subito, io quando trovo l'ostacolo c'è ragione, effettivamente può essere una cosa dalla pista. Noi la sappiamo a memoria, lui quando tre simili, piano piano, ce la studiamo e poi iniziamo a dare gas. Riprendete a Rocco. L'hai ripreso quello che fa? Sto cercando di mettermi in posizione per riprendere, non lo so se sperare. Oh, magari riesce a... È pazzo, è morbido per te. Vai che stanno in schiena dalle gambe di piano. Mimmo, alza un po' la testa, Mimmo! Alza un po' gli occhi, Mimmo! Vai, vai!
Perché se vai indietro la devi abbassare un po', ti devi, sempre quella prova così devi fare. Che tu, tu col tacco, nella massima devi estensione, non deve essere steso il ginocchio. Ah, non deve essere. Non so, perché altrimenti vai in extra estensione. E secondo me io sto così allora.